Anche il Trapani, come già ieri il Palermo, oggi si è fatto superare dallo Sport Village Tommaso Natale che a sua volta nel triangolare di semifinale al Pisani di Palermo ha avuto la meglio su Calcio Sicilia e Stella d'Oriente, agguantando in tal modo la finale degli esordienti 2003 del Trofeo Costa Gaia, finale che quindi Sport Village Torpedo Mosca. Quella russa, unica squadra estera presente a questa 29ª edizione del torneo internazionale di calcio giovanile organizzato dall'Adelkham di Alcamo, si conferma gruppo solido e vincente. È proprio la finale degli esordienti, la prima gara in programma domani mattina alle ore 9. Si gioca allo stadio Lelio Catella di Alcamo. Infatti, le migliorate condizioni meteorologiche, anche se proprio per domani è prevista pioggia, oggi hanno indotto l'Adelkham a ritornare sui propri passi dopo che ieri sera aveva annunciato che le finali si sarebbero disputate a Sant'Ippolito. Addirittura, ieri in un primo momento, si era accreditata l'ipotesi di giocarle a Castellammare del Golfo. La formazione moscovita intanto è riuscita a superare, seppure non in modo netto, nel triangolare di semifinale l'Alba Alcamo di Cristian Ceramella e la Segato Viola Reggio Calabria, che era accreditata per il successo finale. E dopo la finale esordienti, sempre al Catella, sono in programma per domani mattina le altre finali pulcini. L'Alcamo, scusate, l'Alcamo si porta in vantaggio 1-0 contro la Segato Reggio Calabria. Verso la porta e si insacca la sfera. Eurogol 2-1 per l'Alcamo sulla Segato Reggio Calabria. Appena arrivato il 2-2, la Sagato Viola Reggio Calabria pareggia ancora. Presidente dell'Adelkham, Totò Bonino, 2-2 tra Alcamo e Sagato Reggio Calabria. Non si va ai rigori perché ormai il destino è segnato, giusto? Sì, diciamo è influente ai fini del risultato finale, in quanto, cioè dire, avendo la Russia vinto la prima partita, nell'ipotesi che dovessero pareggiare, la Russia va a 4 punti e il Segato rimane, diciamo, a 2 punti, per cui il tiro dei calci del rigore a questo punto è ininfluente. Sì, Comunque una perché. bellissima partita, tra due squadre abbastanza combattuta, un risultato finale che ci può stare tutti. Dunque, le due squadre che si contendono l'accesso alla finale esordienti 2003, a sinistra i calabresi della Segato Viola Reggio Calabria, a destra i russi del Torpedo Mosca. Attacca, tenta di portarsi in vantaggio e c'è grande tensione, grande pressione anche nella panchina russa. Attenzione, pallone pericoloso in area e sta correndo qualche rischio la squadra russa. Comincia a fare un po' di caldo, mi sembra che. Caldo, sì, perché la partita è troppo, troppo calda. Arrembaggio finale della squadra calabrese, palla scodellata in area, limite dell'area, pallone adesso che viene in qualche modo allontanato dalla retroguardia moscovita. Ha appena fischiato la fine, grande festa tra i giovanissimi calciatori russi, grande festa anche per l'allenatore, per Caterina Spirova. Ce l'avete fatta, siete in finale, ecco. Ura! Mosca Russa!